Vabbè, signorina, mi faccia entrare il primo candidato. Sì. Prego. Prego, si accomodi. Sì, grazie. Allora, lei, signor Franco Milella, da dove viene? Bologna. Vabbè, lei ci ha portato i dati del curriculum, lo confronteremo. Grazie per essere venuto. Prego, le faremo sapere. Beh, signorina, lei lo sa che ci vuole la parlantina, no? Cioè. Che ne so, non l'hanno mica scritto nel curriculum. Mi faccia entrare l'altro candidato. Prego. Prego, si accomodi. Sì, grazie. Il signor Antonio Farnesi, da dove viene? To 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 Torino. Avevo immaginato. Senta, nella nostra azienda occorre gente che abbia una certa parlantina, un certo modo di comunicare anche abbastanza veloce, anche perché molte comunicazioni sono per via telefonica, quindi insomma, con questo problemino che ha, insomma, comunque lei ha lasciato tutti i dati e le faremo sapere. È stato gentilissimo. Grazie per essere intervenuto. Grazie. Arrivederci. Signori, scusi, ma che è l'epidemia oggi? Ho capito, ma se non lo specificano loro, io che ne so? Vabbè, mi faccio entrare l'altro candidato. Prego, prego, sì. Prego, si accomodi. Salve. Grazie al signor Michele Fiorenza. Da dove viene? Ascoli. Oh, abbiamo azzeccato uno stamattina. Ascoli? Ascoli, 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 Piccino. Va bene, ma che vuoi da me? Non lo so, che cosa devo fare?